ebbe inizio appunto la biologia meccanicistica, la biologia sperimentale, a partire dalla scoperta, naturalmente grazie al perfezionamento della strumentazione tecnica, in questo caso del microscopio, della scoperta della cellula. Gli scienziati, appunto, meccanicistici dell'Ottocento potevano, biologi, no? Nuovi biologi, convertiti al paradigma meccanicistico, potevano sostenere che a livello dei corpi viventi, della materia organica, la cellula era il corrispettivo degli atomi e quindi su questo impostare appunto una concezione atomistica dei corpi, cioè degli organismi viventi, dei corpi biologici, cioè degli organismi viventi, e quindi naturalmente, no? Ridurre in questo modo, ricondurre gli organismi a macchine. Scusi un po', ho perso il passaggio prima del quindi ricondurre gli organismi a macchine. Cioè, sono, le cellule sono il corrispettivo degli altri. Quindi, no, isomorfismo tra corpi inorganici e corpi organici. In realtà gli uni e gli altri sono composti di particelle irriducibili e già su questa base si può sostenere che anche gli organismi sono macchine, no? Così come le rocce che si staccano da una montagna in seguito a un fenomeno di erosione atmosferica oppure... fa una scossa tellurica. Per però poi arrivare proprio alla teorizzazione del carattere meccanico degli organismi viventi, ebbe una decisiva importanza anche un'altra scoperta, quella della funzione glicogena del fegato. In base alla quale appunto i biologi meccanicistici poterono equiparare gli zuccheri, degli organismi viventi, in particolare del corpo umano, a un carburante, e sostenere che appunto i corpi viventi si muovono, agiscono perché sono alimentati dalla combustione degli zuccheri, allo stesso modo in cui una locomotiva a vapore è alimentata dalla combustione del carbone. Chiaro che questo si collega al fatto che scoprono che le cellule bruciano gli zuccheri e bruciando gli zuccheri acquistano, sprigionano l'energia che è necessaria appunto al funzionamento dei corpi viventi. Non nei mitocondri, ma questo poi... Quindi i mitocondri sono appunto come... le fornaci delle locomotive, i forni delle locomotive che bruciano il carbone. Su questa base addirittura viene sostenuto, almeno da alcuni, che il pensiero sta al cervello come la bile sta al fegato, ovvero si
viene teorizzato in modo esplicito che il pensiero è una secrezione fisiologica. Non ha nulla di diverso dal corpo, no? Hobbes sarebbe stato contentissimo. Il pensiero è appunto qualcosa di materiale, è un prodotto fisico. Segreto, sì. E l'hanno trovato questo segreto per... Beh, certo, questa è una possibile, giusto, questa è una possibile obiezione, no, però dovete isolarlo, dovete farmelo vedere. Beh, in questi casi dicevano comunque sempre, non ci siamo ancora arrivati, ma ci arriveremo, perché ancora non abbiamo i mezzi per isolare. Riusciamo a isolare la bile, a stillare la bile, ma dalla cistifellea, ma non ancora il pensiero dal cervello. Però certo, questo è molto più discutibile, questo spunto naturalmente no, è utile, ci si può impostare una critica. Ma naturalmente, attenzione, non pensiate che tutti i biologi meccanicistici arrivassero a queste conclusioni estreme, altri erano più moderati, ma alcuni, certo, alcuni ci arrivano apertamente. Come sempre ci sono i più moderati e invece i più radicali, anche a livello scientifico. Però la ciliegina sulla torta della biologia meccanicistica fu la teoria darwiniana dell'evoluzione, non la teoria dell'evoluzione, la teoria dell'evoluzione di Charles Darwin, il darwinianesimo, che poi sarebbe diventato all'inizio del Novecento il neo-darwinianesimo, quando i darwiniani poterono avvalersi delle leggi di Mendel e quando poi più avanti si arrivò addirittura a scoprire il DNA. Dawkins, no, per il momento Watson e Crick, no? Nel 53 furono quelli che presero il premio Nobel. In realtà c'era anche una donna con loro che invece, come al solito, non fu considerata. Allora, voi sapete tutto, spero, sulla teoria darwiniana, la differenza tra la lamarckiana. Il punto è questo, esatto. Perché quella lamarckiana non si addiceva, la teoria in realtà dell'evoluzione non era una novità, appunto. Per esempio, il francese Lamarck l'aveva già elaborata tra la fine del 700 e l'inizio dell'800, ma era una teoria dell'evoluzione, no? Non lo dite voi, di tipo... Allora, innanzitutto si basava sulla tesi della ereditarietà, dei caratteri acquisiti, cioè delle modificazioni del fenotipo acquisite da un individuo nel corso della sua vita. Secondo Lamarck, appunto, si potevano trasmettere ai propri figli, alla prole. Proprio per questo, allora, appunto, l'esempio era quello della giraffa che cerca di allungare, no? Era di tipo finalistico, cioè, anche se, diciamo, non a carattere religioso provvidenzialistico, però cioè, c'era comunque una spiegazione sempre molto, se volete, conforme all'impianto aristotelico, ovvero... Infatti la tesi di Aristotele è la funzione sviluppa l'organo, e quindi calzava benissimo, no, con la teoria dell'evoluzione di Lamarck. Invece il modello darwiniano di evoluzione era un modello
meccanicistico, perché naturalmente negava, beh, in realtà non completamente, Darwin era molto cauto, era uno scienziato molto, anche per questo tarda così tanto, aspetta fino al 1859, non lo sapete, in realtà l'aveva già elaborata, ma pubblica soltanto nel 1859, tra l'altro rischiandosi di farsi soffiare. Esatto, con i piccioli. Infatti ci sono i da chi? Wallace. No, era cauto, infatti non esclude una parziale, lui non aveva escluso, io so, una parziale possibilità di ereditarietà dei caratteri acquisiti, però aveva detto che comunque non era, anche ammesso, non era. C'era uno studio adesso che hanno fatto recentemente, hanno dimostrato che i figli degli alcolisti sono più propensi. È quello su cui voglio impostare un seminario della terza e ultima giornata, della seconda, quella del freddo. Vari esperimenti che però non riguardano, appunto, non mettono in discussione. Non riguardano i geni, ma riguardano, diciamo così, l'organizzazione epigenetica. Esatto. Ma scusa, gli esperimenti figli. Adesso non arrabbiamoci. Allora, a parte questo, però per Darwin comunque non aveva un ruolo rilevante. Per Darwin fondamentalmente non si ereditano i caratteri acquisiti. Quindi modificazioni dei fenotipi, l'evoluzione quindi dei fenotipi, quindi l'evoluzione delle specie, si doveva spiegare in un altro modo, ovvero fondamentalmente in base, no, ditemelo voi, prima qualcos'altro. Una modifica casuale del genoma. Darwin assume che, naturalmente lui non parlava di genoma, lui parlava di una modificazione casuale, diciamo, dei caratteri fondamentali che, attenzione, si trasmettevano tali e quali, salvo delle minime variazioni, delle parziali variazioni, di cui lui in effetti non dava una spiegazione approfondita, perché appunto non conosceva i geni, no? Non conosceva nemmeno le leggi di Mendel, quella di Piselli, no? Avete presente? Cioè, sì, sì. Quindi, anche se in realtà Mendel già allora, più o meno negli stessi anni, cioè, aveva no, scoperto, però nessuno lo aveva considerato. Sapete che era un prete di campagna? Della morale ceca, della Repubblica Ceca, sì. Boemo, era un boemo, no, non boemo. Anche se poi non niente, sì, certo. Allora, appunto, modificazioni casuali dei caratteri fondamentali, e poi su queste variazioni casuali agisce la selezione naturale, promuovendo quelle vantaggiose, cioè quelle che permettono un migliore adattamento e quindi alla fine però una maggiore prolificazione, perché alla fine il criterio fondamentale è il numero dei figli che l'individuo fa, no? Che l'individuo procrea. O promozione oppure bocciatura. Quindi promozione, maggior numero di figli, bocciatura, minor numero o nessun numero di figli, quindi
Quindi soltanto chi, no, chi è gli individui con la modificazione genetica che ottiene una promozione si riproducono e dunque alla fine, poi il famoso esempio, no, del... Beh, no, quello, lui parte dai fringuelli, poi però hanno scoperto, grazie anche alla rivoluzione, alla prima rivoluzione industriale inglese, la Betularia, come è il nome? Biston Betularia, bravissimo. Allora, Leoni, metti, hai il privilegio di spiegare. Allora, la Biston Betularia era molto presente all'inizio, prima dell'inizio della rivoluzione industriale inglese, aveva una colorazione bianca che la permetteva di mimetizzarsi sul tronco delle betulle. Perché di malestro? Attenzione, nella teoria dell'evoluzione darwiniana c'è sempre appunto una differenziazione. Però quelle nere molto spesso non arrivano. La stragrande maggioranza erano bianche, naturalmente per le variazioni dei caratteri, no? Casuale ce n'erano ancora alcune nere. Poi con l'avvento della rivoluzione industriale, principalmente per l'uso del carbone, i tronchi delle betulle si sono scoperti a causa dell'inquinamento e quindi diciamo proprio nere diventano grigi e quindi anche le farfalle erano proprio nere, grigie, e quindi quelle bianche, no, scompaiono perché sono sterminate dai predatori, perché non riescono più a mimetizzarsi, mentre quelle scure, quelle più grigie, naturalmente sopravvivono e quindi c'è. Poi naturalmente con la deindustrializzazione degli anni della Thatcher, dagli anni 80 in poi, di nuovo il processo si è invertito. Naturalmente poi sapete che con la Drosophila melanogaster, cioè il moscerino, la frutta, perché usano i genetisti la Drosophila melanogaster? Perché si riproduce rapidissimamente, per cui possono controllare, no, tutte l'evoluzione in base alla, appunto, variazione casuale, che però per alcuni, cioè una delle filone di ricerca attuali naturalmente è quello che cerca invece di trovare una, come dire, una legge della variazione genetica, quindi sostenere che non è proprio casuale. Comunque sicuramente è casuale rispetto a quale gene, ma non è casuale come meccanismo in generale, perché ovviamente vale per tutti, vale in tutti i casi, cioè la variabilità. Poi in realtà nelle ricerche successive, come voi stessi insegnate, hanno dato un ruolo anche, no, ad altri espedienti della riproduzione, per esempio, almeno nel caso della riproduzione sessuale. Il crossing over, che appunto serve a rimescolare il più possibile, quindi a cambiare, a innovare, come? Certo, aumentare la variabilità, anche se poi questo c'è tutto il mistero, l'enigma del vantaggio della riproduzione sessuale su quella, ancora non è stato risolto in modo pacifico e soddisfacente, su quella asessuale. È un bellissimo caso di storia della scienza. Va bene. Ma col fatto che non mi sbaglio, lui dedica la sua opera a Dio nella prima. Allora, ecco, adesso dobbiamo parlare di questo, perché questo si collega al discorso che avevamo fatto l'altra volta a proposito, no, dell'aneddoto dell'incontro tra Laplace e Napoleone I. Dio non ha avuto bisogno di questa ipotesi, perché la ricaduta, diciamo, culturale delle origini delle specie, no, di Darwin fu quello appunto di dare una spinta al nuovo fenomeno dell'ateismo di matrice scientifica, comunque di mettere in discussione le dottrine religiose tradizionali che sostenevano che il mondo avesse 4.000 anni
no, fosse iniziato nel 4000 a.C., secondo calcoli biblici, no? Secondo... E naturalmente, e poi, no, sosteneva che tutte le specie viventi fossero come nel momento della creazione, no? Cioè sosteneva il cosiddetto, a livello scientifico, fissismo, no? Cioè le specie sono fisse, cioè, non so, appunto la Drosophila melanogaster fu creata da Dio così, e da allora a oggi non è mai cambiata. La stessa cosa vale per tutte le altre specie, fissismo. Sì, certo, era diciamo così la conseguenza a livello scientifico del creazionismo. Però lui comunque tenta di conciliare creazionismo e la sua teoria. Sì, dicendo però che appunto i tempi non erano quelli naturalmente, no? Come aveva fatto anche Galileo Galilei, ma Darwin in realtà era alla fine più agnostico, da quello che a me risulta. Sì, sicuramente Darwin non ha professato l'ateismo, mai, però, ed era credente, però è arrivato a una posizione agnostica, cioè aveva molti dubbi al riguardo, in particolare in riferimento al fatto, no, a quell'insetto che mette le sue larve nei bruchi e quindi alla fine le fa crescere divorando il bruco dall'interno. Quindi Darwin ne ricava l'idea che non è possibile che Dio sia così crudele, no? Un po' una... Comunque, no, finiamo. L'altra... teoria darwiniana mette in discussione il fissismo, mette in discussione appunto la datazione dell'origine della Terra e in generale di tutti gli esseri terrestri, perché naturalmente, no, l'evoluzione implicava una durata molto molto maggiore, come che all'epoca poi viene confermata dagli sviluppi della nuova geologia, no, sempre meccanicistica, in particolare da Lyell, avete fatto, che appunto sostiene la teoria geologica dell'uniformismo. Dell'uniformismo, ovvero il fatto che la superficie terrestre si è modificata in tempi molto lunghi, no, per l'azione degli agenti atmosferici, e quindi appunto non per catastrofi, no? La teoria precedente era il catastrofismo, cioè le due teorie rivali, catastrofismo e uniformismo. In realtà, certo, anche questo è molto interessante dal punto di vista scientifico. Occam sarebbe contentissimo, perché Occam sosteneva che ci devono essere sempre più teorie rivali relativamente anche allo stesso oggetto, allo stesso campo, perché nessuna teoria può pretendere di essere, no, completa. Quindi certo, va bene, finite voi la tappa.